Adesso siamo al terzo premio, vado quindi ad invitare qui sul nostro palcoscenico, ci siamo con la base di là, Rino Barillari. Vieni Rino, vieni. E insomma l'ho inseguito per anni, lo incontravo a Roma qualche volta con un po' di fortuna e lo fermavo, gli dicevo: Rino, io sono Piero Muscari, ho fatto questa cosa, ti devo dare un volume. Ciao Rino, buonasera. E lui era sempre molto cortese, mi ascoltava, mi diceva: sì, chiamami, adesso sto correndo, adesso devo andare a fare delle cose, vediamo, sì, telefonami dopo, poi vediamo. Finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta, Rino, e fra un po' vedremo questa storia. Intanto vorrei chiamare qui sul palco due persone che mi aiuteranno a raccontarti e a premiarti. Fioretta Mari, vieni Fioretta. Grande Fioretta. Una toscana col sangue siculo, quindi insomma davvero un mix straordinario. Vieni, vieni. Prego. E poi l'onorevole Belcastro. Questa sera abbiamo detto, abbiamo un bel parterre anche di politici che hanno avuto incarichi nuovi, importanti, e ci auguriamo queste nuove nomine insomma riescano a darci un po' di forza in più. Onorevole, tanto auguri per questo nuovo incarico e ci auguriamo davvero, ne abbiamo bisogno di questi tempi, ma questo è un altro discorso, lo faremo fra un po'. Adesso vogliamo andare a vedere insieme la storia straordinaria di questo re, perché lui è il re dei paparazzi, ma non voglio anticipare nulla, andiamo a vedere questa scheda e capiamo chi è Rino Barillari. Lui è semplicemente Air King, perché è proprio così, con quello scanzonato incontro di inglese ed italiano che lo chiamavano, e continuano a farlo, piccole e grandi star che con la loro vita, le loro storie e i loro film hanno segnato un'epoca splendida e indelebile del nostro paese. Eh già, perché il re dei paparazzi, come recita il suo biglietto da visita, nasce nel 1945 a Limbadi, provincia di Vibo Valentia. Ma sul finire degli anni 50, poco più che tredicenne, si trasferisce nel cuore pulsante della dolce vita, Roma. Così quel giovane intraprendente e curioso, che fino a poco prima conosceva le stelle di Hollywood soltanto grazie alle bobine che maneggiava nel cinema dello zio e attraverso i cinegiornali che alimentavano il mito e la fantasia di un'intera nazione, si ritrova da un giorno all'altro catapultato nella capitale d'Italia, che è anche almeno in quegli anni capitale del cinema. Viva e folle quanto Hollywood, ma probabilmente anche di più. Ben presto, infatti, le foto e i turisti non lo soddisfano più e, imbracciata la sua prima macchina fotografica, una storica Comet Bencini, comincia a setacciare, a seguito di Tazio Secchiamoli, padre del fotogiornalismo italiano, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Via Veneto e le calde notti romane in cerca di star. Sono gli anni dei Colossal e delle produzioni americane, degli amori eterni e dei flirt fugaci, dei Fellini, delle Ingrid, delle Marilyn, dei Mastroianni, di cui diverrà amico, dei divi e delle dive, protagonisti del grande schermo, affascinanti e magici, complice anche la magica atmosfera di quei tempi, come non lo saranno mai più. Sono gli anni delle icone del cinema internazionale e con loro dei paparazzi, odiati e ricercati, rincorsi e malmenati, amati e respinti. E grazie a loro, se quei tempi sono entrati allora, come adesso, nell'immaginario collettivo. Air King ne fa parte e crescendo diventa sempre più intraprendente. Con fiuto e pazienza, informatori disseminati nei luoghi frequentati dalle star e capacità di incassare i colpi, basti pensare a 76 macchine distrutte, 11 costole rotte e 162 ricoveri al pronto soccorso. Riesce ad immortalare Liz Taylor, Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot, Ava Gardner, Sophia Loren, Marlon Brando, Vittorio Gassman, Anna Magnani, Alberto Sordi, i Beatles, fino ad arrivare a Robert De Niro, Al Pacino, Francis Ford Coppola, Michael Jackson, Angelina Jolie, Elton John, Damon, Madonna e Maradona, solo per citare alcuni dei suoi oltre 2 milioni di scatti.
La sua innata capacità di riuscire a rendere l'essenza di persone, luoghi e vicende in un singolo istante, però, non si esaurisce con l'affievolirsi della dolce vita, ma continua su pagine ben più aspre della storia italiana, come gli anni di piombo, documentati per il tempo con la stessa rigorosa accuratezza, o i tanti episodi di Nera raccontati per il Messaggero, per il quale lavora dal 1994, e molto, molto altro. Perché lo sguardo, o forse il cuore di Rino Barillari, ha un dono. Ha saputo rendere nel bene e nel male visibile l'invisibile. Ha saputo testimoniare la leggerezza e la gravità che hanno attraversato il nostro paese con la stessa tenacia, con lo stesso disincanto, con la stessa passione. Ed è questo che fa di lui non un semplice cacciatore di gossip, ma nemmeno un semplice fotoreporter. Ne fa un paparazzo di quelli veri, di quelli che oggi, forse, non esistono più. Rino Barillari, eccoti, senti, ma cioè proprio il paparazzo è nato in Calabria? Beh sì, perché il paparazzo, Coriolano Paparazzo, nasce in Calabria, nasce precisamente a Catanzaro, un albergatore che George Gessing lo descrive su un libro, è così, Fellini, leggendo questo libro, mette il nome del fotografo chiamato dopo Paparazzo, che l'interpreta nel film La Dolce Vita, Walter Santesso. E così nasce questo nome così importante, conosciuto in tutte le parti del mondo. E strano a dirlo, io sono nato in Calabria, Catanzaro, provincia di Catanzaro, Coriolano Paparazzo, e la vita, ecco, sono diventato un paparazzo. Senti, ma questo ti ha aiutato a accettare tutte quelle botte che è il mestiere in qualche modo? Purtroppo sì, perché io sono arrivato a 14 anni, non parlavo italiano, parlavo soltanto calabrese, andavo appresso a tutti i miei colleghi più bravi, più grandi, dei geni delle fotografie non così da posa, ma dar fastidio al personaggio col flash, aspettarle fuori dei locali notturni, nei ristoranti, insomma era provocation, che in calabrese vuol dire provocare, ecco. Che succede? A un certo momento io litigavo, quelli parlavano in inglese, io parlavo calabrese, era disastrosa la situazione, e delle volte ci scappavano qualche bottigliata, qualche pugno. Basta dire che sono stato 174 volte all'ospedale. Non solo, mio padre veniva in questura a prendermi o all'ospedale perché io ero minorenne, perché a 21 anni uno era maggiorenne, io avevo 16 anni, 17 anni e succedeva la guerra a casa, però sono andato sempre avanti, con orgoglio, con rispetto, con delle persone che valgono, gli ho dato anche la mia vita, perché un calabrese che ha un'educazione, dei valori, dei rispetti, rispetta anche gli altri. E chi sbagliava gli davo giù. O gli facevo il cartellino rosso, l'aspettavo al varco e lo sputtanavo. In inglese vuol dire distruggerlo e basta. E questa è la mia professione da paparazzo. E i romani mi hanno voluto tutti quanti bene, anche oggi mi rispettano. La notte giro come gli anni 60, come gli anni 70, insomma è una professione, sì, è odiata, però mi cercano tutti, delle volte non mi salutano, e quando il personaggio non mi saluta vuol dire che è stato lui a chiamarmi, e io vado avanti alla grande, creo, invento e sputtano. Fioretta, uomini d'altri tempi è il caso di dire. Intanto buonasera a tutti e complimenti a questa meravigliosa gente di Cittanova che imperterrita resta seduta, perché vale la pena di stare ad ascoltare e vedere questi personaggi. Io sono emozionata stasera perché adoro il Meridione è la forza dell'Italia, è la forza nel mondo, sia nel bene che nel male sono i numeri uno, per cui tanto di cappello. Allora, io dico che bisogna nella vita essere quello che si è. Noi abbiamo un motto nel nostro gruppo, sai, abbiamo un gruppo con quella signora, con Marisa, con Emanuela Aureli, con Fiordaliso, cerchiamo di lavorare sempre insieme, anche adesso quest'ultima cosa che abbiamo fatto. Ama chi sei. E i calabresi devono amare chi sono, perché sono la forza dell'Italia.
La Calabria è una forza, sarà il peperoncino, sarà la cipolla, anzi rifatela quella cosa meravigliosa. Io ti devo ringraziare, Piero, tu sei straordinario, a parte la bravura, la signorilità, ma tu mi fai premiare una persona che io adoro da anni. I love you. I love you veramente, io ti amo. Ah, scusate il mio inglese, mi sono ricordato adesso. Ogni parte del mondo che mi invitano a gratis perché non c'è una lira, mi chiedono tutti, where are you from? E io rispondo, I'm from Calabria. Ecco, essere fotografati da Rino Barillari è un onore, signori miei. Stasera qui su questo palco avete visto dei personaggi incredibili. Rino è uno di questi. Rino è chiamato The King. Rino, un artista, per essere fotografato da lui darebbe un braccio. Cioè, se ti fotografa Rino Barillari, sei qualcuno. Rino Barillari è un grande calabrese, pensate che bello che un calabrese faccia dire sei il king. Allora tutti voi calabresi siete degli ipotetici king, basta volerlo. E beh, io adesso una cosa, ecco, quando la politica, questa sera insomma abbiamo cercato anche, proprio credo sia il palco, la valenza di queste personalità anche a trovare il modo di scuotere un po', no? Perché la politica in qualche modo ne ha bisogno evidentemente, non è vero che è distante nella misura in cui non incontra anche qualcosa che possa dargli elementi. Ecco, chiedo all'onorevole Belcastro, ecco, quando la politica incontra storie di questo tipo e anche l'entusiasmo che vediamo qui e queste parole, che cosa ne ricava per il giorno dopo? Ma io intanto sono orgogliosamente calabrese e la mia calabresità voglio portarla dovunque, con quel poco che io riesco a dare anche in quel settore della politica che oggi non è molto ben visto dalla gente. Naturalmente non può che darmi ancora più orgoglio il fatto di pensare che un ragazzino che parla la nostra lingua, il calabrese, parta per Roma lasciando la propria famiglia e cominci a fare il professionista, quello che farà poi per una vita. Oggi io penso che meriterebbe il grande Rino di essere lui oggetto dei paparazzi, perché è diventato un grande personaggio e chi gladio fere, gladio pere, dico. Basta stare basso profilo, non poble. Ritengo, ecco, che quello che ho sentito stasera, anche da una toscana, no, mi riempie di orgoglio, perché è vero, la mia forza a Roma, io sono un pivellino della politica, ho iniziato questo percorso che mi ha portato addirittura ad essere l'ultimo nato di questo governo, quattro anni fa, e sono diventato parlamentare, oggi sono entrato nel governo nazionale e ritengo che forse ha contribuito questo mio essere esasperatamente calabrese e sudista. Io credo che il Sud meriti di più di quello che fino ad oggi ha avuto, ed è l'unico motivo per cui io ho lasciato la mia professione, che era un'altra, io facevo l'avvocato. Ho smesso di fare l'avvocato per fare politica, non guadagnandoci, così come molti credono. Cioè, la politica è un grande sacrificio e ritengo che a farla bene, a farla davvero nell'interesse della gente, ti riempie il cuore di gioia quando riesci a risolvere qualche problema, ma ti fa vivere una vita di grandi sacrifici lontano dalla famiglia. E per cui, ecco, dico, questo nostro essere calabresi nel senso buono della parola, io ho detto qualche volta, suscitando le ire dei bigotti, che noi dobbiamo essere mafiosi in positivo e credo che chi ha voluto cogliere il messaggio che ho voluto mandare, cioè questa grande forza che c'è dentro di noi, spenderla a fin di bene e non sposando quelli che sono obiettivi egoistici e che calpestano poi la dignità di altri uomini. Se riuscissimo a essere mafiosi in positivo, la mafia, quella brutta, non ci sarebbe più.